Ben trovati amici ad un nuovo appuntamento. Quest'oggi facciamo i biscotti del zuppo della nonna. Come state vedendo, ho inserito prima la farina, poi lo zucchero e il lievito. Amalgamiamo per bene questi ingredienti a secco, così come state guardando, vedendo. Dopodiché aggiungiamo le uova. Le dosi di ingredienti ve le metto poi sotto l'info box, va bene? Quindi continuiamo ad amalgamare con un goccio di latte 100 ml di olio, ma ve le scrivo tranquilli. Amalgamiamo tutto poi con le mani. Io uso i guanti perché, a parte che mi sembra più professionale, ma anche perché è più facile impastare. Vedete, ho impastato tutto così con le mani fino a formare, diciamo, un impasto che deve essere né morbido né troppo duro. Io poi, ripeto, vi lascio le dosi. Intanto, insomma, se vi piacciono i miei filmati, vi chiedo di iscrivervi, perché deve crescere questo canale, ha bisogno comunque di iscritti per crescere. Aiutatemi se volete a fare crescere questo canale, soprattutto se vi piacciono i miei filmati. State vedendo adesso che ho assemblato l'impasto, poi ho preso il materello, stendo la sfoglia di circa 2-3 mm da un lato e dall'altro, stendiamo la sfoglia così. Dopo andiamo a prendere una fornina, io ho preso un semplice tagliapasta che funziona molto bene per questo tipo di impasto. E dopo, appunto, aver schiacciato l'impasto, andiamo a formare dei biscotti così, con un semplice tagliapasta, vedete, modo molto semplice. Andiamo a tagliare la soglia deve essere sui 2-3 cm. Prendiamo una teglia, mettiamo la carta forno senza imburrare niente, perché già da sola già è bella ricca. Andiamo ad inserire i biscotti nella teglia e dopo andiamo a infornare, che tranquilli, vi scriverò tutto. Andiamo a infornare poi a 180 gradi ventilato per circa 14 minuti circa, poi dovete vedere in base al vostro forno. Li tirerete fuori quando sentite il profumo che sono dorati, è ora di tirarli fuori. Ora, con la pasta avanzata, dovrò rimpastarla e fare degli altri, perché una teglia non basta, come vedete. Questa dose, già vi anticipo che è 500 grammi di farina, vedete, questa è una teglia, ma adesso vado a rimpastare tutto di nuovo. Lo stendo con il materello. Dopo formiamo gli altri biscotti sempre con la formina. Ecco, una volta inserito il tagliapasta, io ho usato questo tagliapasta che è fantastico, taglia davvero bene. Ecco, con semplici ingredienti e in poco tempo, cioè 10 minuti per la preparazione e 14 per la cottura circa, accendete, mi raccomando, prima il forno, mettetelo a 180 ventilato. Diciamo che in 20-25 minuti avrete fatto una bella quantiera di paste della nonna. Queste una volta si chiamavano paste, la mia nonna le chiamava le paste e si mangiavano la domenica, perché la mia nonna le faceva la domenica. Io mi ricordo che da bambina davvero ero golosa, super golosa, e ne mangiavo delle quantità che neanche potete immaginare, ma anche adesso che sono grande non smetto di mangiarle. E proprio ho voluto riproporvela questa fantastica ricetta della mia infanzia, ma che tuttora è buona e non scade mai, perché le cose buone non scadono mai.
Questi due ultimi biscotti li faccio a forma di così, allungata di bastoncino, perché appunto ricavo tutto lo spazio nella teglia, altrimenti dovrei prendere tre teglie, non mi sembra il caso. Quindi avete visto, l'ho fatta a forma di bastoncino. Poi dopo vado a finire il tutto con una spolverata di zucchero, basta un cucchiaino, così spalmiamo un po' sopra lo zucchero. Uno a uno, ecco, vedete, semplice, molto molto semplice, facile. E poi andremo a infornare appunto tutte e due le teglie. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Guardate, è semplicissimo, vedete, con un cucchiaino. Questa è la seconda teglia. Farete in tempo a cuocerli, che eccoli qua pronti finalmente, i nostri biscotti da inzuppo della nonna. Noi appunto la mia nonna le Cristino, chiamavamo dai. paste, per noi sono le paste, e perché erano quelle che si facevano la domenica, Sì, sono le paste. erano Vai vicino ai le biscotti, vai paste vicino ai della biscotti, vai domenica, vicino ai biscotti! da paragonare.